Ciao a tutti amici, sono Klaus e benvenuti ragazzi quest'oggi in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo a Tokyo. O meglio, Bonnie, fatemi spiegare. Che sono sicuro che qualcuno si è chiesto: Klaus, ma come cazzo ci sei arrivato a Tokyo? Così, dal nulla. E dunque, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Quest'oggi è mercoledì 6 settembre e stiamo per partire per il Giappone assieme ai mates. Sentite questa cosa, qualcuno starà già per chiudere il video perché avrà pensato: vabbè, è il classico video che hanno fatto anche gli altri nei scorsi giorni, dato che sicuramente il mio vlog uscirà un po' più tardi degli altri. Però vi invito a guardarlo perché sarà molto diverso, dato che la cosa bella e simpatica di questo video è che nessuno oltre a loro lo sa, nemmeno i miei genitori, che mi vorranno un sacco bene quando lo scopriranno, dato che proprio 3 giorni fa mi hanno chiesto: Tudor, ma i tuoi amici vanno ancora quest'anno in Giappone? Io gli ho detto sì, in teoria sì, e loro mi hanno fatto: no zii, non li mandare, cioè, o meglio, mi hanno detto: cazzo, non li mandare perché adesso è pericoloso dato che ci stanno le bombe e quant'altro. E quindi vabbè, vi voglio bene. Tra circa una mezz'oretta c'è un taxi qua sotto e io non ho ancora fatto la valigia, cosa che in realtà andrebbe fatta almeno un paio di giorni prima, dato che soprattutto non si tratta di un viaggio di un weekend, bensì di 3 settimane. E quindi muoviamoci a fare la valigia. Da sta parte mi sono già preparato un po' di magliette, 2 paia di jeans, la trousse con le cose per il bagno e le medicine, una felpa, un giubbino, 2 mutande, dei calzini e il pigiama. Diciamo che in realtà sono le classiche cose che uno si porta in un viaggio. Logicamente poi nello zaino andremo a mettere anche il computer, powerbank, telefoni e roba varia. E soprattutto lui, ragazzi, il passaporto, che proprio l'altro giorno stavo per perdere. Mettiamoci subito all'opera. Ok, e anche questa è fatta. Dai, adesso sto aspettando che il computer finisca di renderizzare un video che uscirà il 25 settembre e si intitola Mamma contro Stepney. E vi dico già da subito che è il video più strano e non sense del mio canale. E in tutto questo Suri si è fatto biondo. Giallo. Giallo, anzi, non è neanche biondo. Poveri noi. No, più che altro io te lo dico per esperienza. La gente ti guarderà male. Ah, sei abituato. No, cazzo, raga, ho preso la valigia rotta io. Fatemela cambiare un attimo. Uè. Allora, sì. Ciao. Però Sabri. No, dimmi che è una parrucca, dimmi che è una Ma parrucca. Ma poi perché ti sei fatto un taglio del cavolo? No, è una parrucca, pure. No, mio Dio, no! Ma parte l'ignoranza. Sto tornando, merda! Si vola! No. Cioè, di madre. Che cazzo vuole mia madre? Ah, c'è la madre! Pensavo fosse il mio telefono. Buoni danzate. Poi, ma... Stiamo andando a cena fuori. Sì. Che state facendo? Stiamo andando a cena fuori. Sì. Con questo super pezzo andiamo a Malpensa. Stiamo per imbarcarci. Non siamo manco partiti che Stefano sta già dormendo. E dopo 25 ore di viaggio finalmente siamo arrivati a Tokyo. Tra parentesi, viaggio che non ho potuto neanche vloggare perché sull'aereo, appena cacciavamo fuori la fotocamera, ci dicevano: e no, non ci può vloggare. E quindi niente. L'arrivo effettivo in Giappone comunque è stato stanotte alle 2 e la nottata l'abbiamo passata in questo albergo nel centro di Tokyo. Cazzo. Siamo finiti in uno di quei cessi giapponesi dove non c'è lo scarico, o meglio c'è, ma non so dove si preme. Qua ci stanno 1000 bottoni ma non ce n'è uno per dire: cazzo, voglio scaricare. Oh mio Dio, quanto cazzo è complicato. Eccolo. No, oh mio Dio, che cazzo è sta cosa? No, non lo voglio neanche sapere, no, buono. Raga, vi giuro, sto premendo tutti i bottoni io. Non ce n'è uno che fa lo scarico. Questo, eccolo. No, ancora te, levate. Vabbè, raga, sentite. Dallo se il prossimo che arriva sa prossimamente cosa scarica. Questa va comunque nella stanza. E dato c'è da dire che i tipi dell'albergo sono stati molto gentili, che ci hanno lasciato anche un souvenir da portare alle nostre mamme. E dai, perché sei già passato per quello. In tutto questo comunque sono le 8:30, abbiamo appena fatto il check out e siamo per dirigerci nella Tokyo Station, che sarebbe tipo a Termini di Roma. Dove prenderemo... Sono via lesbica che ti devo portare i bagagli. Dove prenderemo un treno per andare a Kyoto. Dove sta Kyoto, sa? In Corea, credo. Ma che cazzo? Sta al sud o al nord del Giappone? Siamo sul est e sta sud ovest. Sicuro? Io sto sudando. Suda, suda allora, va. Frate, tua. Ah, pistop tattico per magna, eh. E anche in Giappone optiamo per il bombolone ca Nutella. This is with Nutella? Ah, ok. Non credo che era qua Nutella questo qua. Buono, crema di fagioli. Ma che senso c'ha il bombolone con la crema dei fagioli? Questi sono scemi. Siamo ora sul treno in direzione Kyoto. Da stamattina c'è Stefano che si lì dando un vlog. Un vlog leggendario, ragazzi. Abbiamo comprato. Com'è che si chiama il progetto di questo video? Il progetto a casa allagata. Ed è uno dei vlog più belli, secondo me, che ho realizzato in quella casa. Siamo dei cazzoni, però il video lancia un messaggio importante. Sì, più o meno. Qua dietro c'è il fagiolino. Fagiolino! Fagiolino a Kyoto.
Paranone? Ancora no. L'altro giorno, che in realtà era ieri o prima, stavo in aeroporto, gli dico fagiolino a Sasha, e nella fila per fare i controlli mi fa: ma fagiolino a chi, guarda? E caccia fuori il cazzo davanti a tutti per farmi vedere che non aveva il fagiolino. Puzza di merda. E con questo, e che puzza di merda, siamo arrivati a Kyoto. Vabbè raga, sto posto è incredibile. Siamo arrivati ai Nari, che dovrebbe essere un quartiere di Kyoto. Qui è dove abbiamo la casa e mi sono ricordato adesso di dover fare una chiamata a delle persone che non ricevono dei miei aggiornamenti da tipo una settimana ormai, ovvero i miei genitori. Ma, mi senti? Oh, sento. Stai con papà? Sì, oi papà. Mi senti? No, che Africa, guarda meglio. Ma che Cina? Sono in Giappone. Sono in Giappone. C'è anche Stefano, c'è Giuseppe, c'è Sasha, siamo tutti qua. Ma come un bacione? Cazzo, ma quando è che cominciate a preoccuparvi di me? Quanto tempo ti fermi? Tre settimane. Tre settimane? Sì. E vabbè, ti saluto dal Giappone, diventi un bacione. Stai a te. Va bene. Vabbè, ciao, un bacione. Non gliene fregato un cazzo praticamente. No, la mamma però l'ho sentito. Mia madre sì, è entrata in panico all'inizio. In Giappone? Vabbè, andava bene, dai. Speravo meglio in realtà. Però ormai non si sprendono più. Che cazzo volevi? Però però preso d'aria. Certo. Ah, è Musemagna. Fai altre cagate, eh. Sono enormi. Non si morde. Oh, tutto insieme. Tutto insieme. Entra, entra, brava, tranquilla. Però, che sei in grado di farlo. Sì, tranquilla, bravo. Che entra. Sì. Sono preso un coso. Ecco, bravo. Hai visto come si fa? Ho capito, ma hai visto come si fa? Voglio dimenticare. Dal punto di vista cronologico, ormai sto vlog comincia a perdere un po' di senso. Infatti sono passati diverse ore dal pranzo. Pranzo che tra parentesi è stato veramente molto molto buono. Qua il sushi è tutta un'altra cosa rispetto all'Italia. Lasciando le dimensioni che sono il triplo, anche il gusto è tutta un'altra cosa. Stavo ora finendo di dare questo vlog e mi sono anche ricordato di aggiornare la mia playlist di Spotify, che per chi non lo sapesse si chiama Tudors e la aggiorno ogni domenica. O quasi, ogni tanto purtroppo balza. Però per questa settimana ho avuto un'idea simpatica. Ste. Cagando. Apri il secondo. No. Mi ridai una mano. Ma perché? Appena finisci scendi giù in taverna. In taverna? Sì. Tu sei pazzo. Dai, dottor House. No. Sbrigate. Allora, se mi dite una mano a fare una cosa. Cazzo è? Batman, dove sta Alfred? Siete Alfred stasera? Sì, hai presente la mia playlist di Spotify? Che aggiorno quasi ogni settimana? Più Dogs. Mi inserisci 5 canzoni che ascolti al momento in questa playlist? Quanto mi dai? Do 5, che te do? 5 canzoni, bello. Dai. Dai, soldi. Oh, sbrigate, dai. Voglio Lady Daddy di Tommy Thrash Remix. Ok. E siamo uno. Ophelia dei The Lumineers. Oh. Che tra l'altro questa qui è la traccia che sentite in ogni mio singolo video come sottofondo, quella che fa tanto. Tan, 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 tan. Poi Another You di Armin Van Buuren. Ed infine ascoltiamo insieme, che non la conosci. Vai. That Stick di Rich Chigga. Ma che cazzo ti ascolti adesso te? Ho aggiunto anche le altre 20 canzoni e adesso le andiamo a inserire dentro la nostra playlist. Ta-ta. Finito. E sai cosa si fa adesso, Stefano? Andiamo a letto. No, forse non lo sai, ma ormai è abitudine per me ogni volta che vi sono un vlog di disegnare quello che c'è in questo vlog su questi jeans. Cazzo, ste. Cosa vogliamo disegnare quindi? Ah, boh, è un simbolo del Giappone. Dai, ci sta. Facciamo l'amicizia. Conosci? No. Mortacci tu, devo cercarlo. Te lo conosci? No. Senti, va, l'ho trovato. Devo farlo io? No, lo faccio io, oh, bello. Cazzo, pezzo di merda. No, bello, te sai disegnare. Ma mi stai tenendo sveglio, lo faccio io. Vai. È la prima volta che conto che i miei jeans, eh? No, zio, no, zio, no. Zitto un po'. Usciranno a merda, raga. Ma vaffanculo, questa è la fiducia. Il simbolo della medigna. Uscirà a merda. Sì, ma te sei disegnaste, quello è il problema. Se non ti piace lo cancelli e lo rifaccio. Certo, certo. Se no sai cosa? Ricominci questa serie di vlog e compri un altro paio di pantaloni. Finito. Questo è finito per te. È uguale. Sì, è uguale, è identico. Zio, stai scherzando? Oh. Scrivete nei commenti se ho fatto per bene o no. Purtroppo andrà a finire così. Io spero ovviamente che questo vlog vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel like, se arriviamo ai 20.000 like per questo vlog. Noi ci becchiamo nei prossimi video con un nuovo video e niente, bella. Comunque, pensandoci bene, un tempietto ci starebbe alla grande. Tu che sai disegnare? Fai sto tempio, dai. Zio, il tempio è tosta. Fai il tempio.
In realtà pensavo peggio, Vai. Devo dire che te la sei cavata. E dai. Attaccio a ciò che è importante.